Parto un po' dalle ragioni della scelta della situazione che ho portato, perché ho voluto scegliere una situazione appunto in fase di consultazione oggi, piuttosto che prendere una situazione che lo è stata vista retrospettivamente. Diciamo, mi volevo soprattutto focalizzare naturalmente su questo momento della consultazione, anche un po', come dicevo prima, utilizzando questo incontro come uno spazio di apprendimento per me, no? E quindi di vedere in qualche modo come anche i contributi di altri colleghi possano introdurre degli elementi di arricchimento che sicuramente ci saranno, no? Quindi una situazione aperta, effettivamente, insomma, aperta, che io ho presentato anche, lo dico, non è una situazione perfetta, non è una situazione nella quale, insomma, ho cercato di mettere in luce, come dire, un po' difensivamente, diremmo noi psicoanalisti, alcune questioni, ma in cui ci sono delle cose, no, anche su questo piano, che so anch'io che potrebbero essere fatte meglio, discutibili, eccetera. E è una situazione, anche questo mi sembra, lo vorrei dire, espressiva anche di miei cambiamenti nel tempo, nel senso che fra la prima consultazione e quella attuale, lo vedrete, so, ci sono anche alcune differenze. Ovviamente la richiesta, che è poi quella del mio specifico di lavoro, è di occuparmi di un caso di un adolescente, che però è un caso inserito in un contesto familiare, ovviamente. E descrivo il contesto dove avviene la consultazione perché è un dato importante, è un centro adolescenza e giovane età che quindi è rivolto a una popolazione di persone che stanno nella fascia 12-13-24 anni e che quindi e che è un contesto anche, come dire, geograficamente interessante, come topos, diciamo, nel senso che è collocato in un appartamento nel centro della città, in un luogo molto poco sanitario è un servizio al quale si può accedere in modo diretto, volendo, come in questo caso, con un invio del medico di base, ma anche no, quindi questo consente, diciamo, una fruibilità piuttosto significativa. È un contesto pluriprofessionale dove ci sono alcuni psicologi, psichiatri, educatori, infermieri e un numero considerevole, significativo, di specializzandi in psicoterapia che fanno lì il tirocinio di varie scuole che afferiscono a noi e che quindi ci aiutano in questo processo, e una di queste persone è implicata nella prima parte del processo. Allora, fatte queste premesse, vi racconto l'antefatto, quindi se volete la prima consultazione. Arriva e i genitori con una richiesta del medico di base, che è una richiesta di visita. Ha in quel momento 15 anni e mezzo e avrà una posizione, come poi vedremo meglio, piuttosto così, in prestito, si dice dalle nostre parti, cioè, come dire, mi hanno portato, sto qua, ma non collaborativa per tutta una lunga fase, e anche nella narrazione, anche nella presentazione della situazione, sono i genitori che raccontano. Questo, per esempio, è un dato che nel nostro modello è già molto interessante, cioè il modo in cui le persone occupano la scena, diciamo, della cura, anche corporeamente, scena della cura che, lo ricordo, è allestita da noi, cioè la scena è a cura del sistema curante, ma le persone in quella scena, che è fatta di luoghi e di regole, diciamo così, di prassi, eccetera, si collocano in un certo modo. Quindi noi, diciamo, facilitiamo una scena che, avendo presente che l'oggetto del servizio è l'adolescente, lascia comunque piena libertà di presentazione in prima battuta a
chi ritiene di poter avere qualcosa da dire su quella situazione. Questa è una scelta importante perché è come se consentisse, diciamo, di favorire e quindi di rendere visibile all'interno di quella cornice chi e in che modo si ritiene di avere a che fare con quel tema che viene portato. I genitori, quindi arrivano i genitori, e quindi per esempio non arriva il fratello che ha 2 anni meno di lui, e questa è già una scelta naturalmente della famiglia, perché in quel momento i genitori individuano un problema, che è sostanzialmente un calo del rendimento scolastico, notano questa cosa, i genitori, è evasivo rispetto a domande su che cosa possa essere un problema, se è successo qualcosa, diciamo così, lo vedono più nervoso del solito. Poi i genitori, la posizione con la quale poi portano la situazione è quella di essere sì preoccupati, ma anche di avere una sensazione di perdita di controllo. Cioè non sanno bene interpretare, diciamo così, questo dato, questa discontinuità che colgono, che entità ha, ecco, che cosa significa, quindi hanno preoccupazione, ma anche diciamo la sensazione di non capire e anche quella di non riuscirci, cioè che loro non ci hanno quasi rinunciato, cioè è una cosa che loro non riescono a capire cosa succede in questo ragazzo. E la famiglia appunto è composta anche di un altro ragazzo che ha 13 anni in quel momento, quindi 2 anni e mezzo meno di... con il quale il rapporto, dicono i genitori, è un rapporto che è sempre stato abbastanza litigioso, diciamo così. L'atteggiamento nel racconto di queste cose è silenzioso, indisponibile, irritato, non collaborativo. Quello che io faccio in quel contesto è, diciamo, di provare ad attivare una sua reattività, diciamo, un cosa pensi di, ecco, come ti senti rispetto a quello che dicono i tuoi, eccetera. Questo da una parte lui lo interpreta come quasi un'ulteriore invasività, e quindi insomma già è tanto se sono venuto, lasciami in pace, questo è un po' il messaggio implicito, il messaggio esplicito è va tutto bene, non c'è nessun problema, non ho molto da dire, eccetera, salvo un momento insomma diciamo in una seconda parte della seduta nella quale lui mostra degli aspetti di fastidio, di aggressività, di non capiscono niente questi qua, ecco, la metterei in questi termini, che esplicita anche, no? Cioè, e quindi io colgo un po' questa cosa per dire, vabbè, forse allora non è la sede questa, non è questo il contesto, forse potrebbe essere interessante per te in qualche modo magari parlare con qualcuno che possa approfondire un po' meglio questa cosa che stai dicendo sostanzialmente. E lui accetta abbastanza inaspettatamente per certi aspetti, che mi sarei aspettato forse più una rigidità ulteriore, invece lui accetta di parlare con un'altra persona che è appunto una collega specializzanda che lavora da noi e che con la quale accetta di incontrarsi. Quello che noi concordiamo è che ci saremmo rivisti, diciamo un po' a conclusione di questa parte, anche con i genitori, che io avrei certamente rincontrato i genitori. La richiesta dei genitori in quel momento non è una richiesta di inclusione in un processo trasformativo, è una delega, è una cosa del tipo non ci abbiamo più niente da fare, ci pensi lei, ecco, sostanzialmente. La
la psicologa vede un paio di volte, la sua posizione è una posizione che permane all'insegna un po' dell'indisponibilità, e all'interno di questi due colloqui viene fatta un'operazione che noi facciamo in un modo particolare, nel senso che utilizziamo degli strumenti che a volte sono degli strumenti testistici, a volte possono essere anche degli oggetti o delle altre forme, diciamo, che consentono di utilizzare altri canali espressivi del punto di vista dell'adolescente. E quindi questa collega utilizza due strumenti che sono la CBCL e la SCL90, quindi due questionari molto noti, diciamo, e molto brevi anche, chiedendogli di compilarli, e però anche poi utilizzando le risposte, alcune delle risposte a questi questionari, per farne oggetto di riflessione. Questa cosa aggiunge degli elementi di comprensione, quindi io vi faccio vedere magari alcune parti. Questa è una parte della CBCL in cui, per esempio, lui dice che la sua preoccupazione è di non essere promosso, cosa che nella seduta con i genitori aveva assolutamente negato, che lui non c'era problema, avrebbe recuperato, il problema non esisteva. E poi dice anche di avere un brutto rapporto con i suoi genitori. Nella parte successiva della CBCL, che è un questionario, ci sono alcune frasi interessanti. Per esempio, lui dice, ammette l'affermazione, è vero, bevo alcolici senza l'approvazione dei miei genitori. Mangio troppo, e diciamo altri tipi di autodescrizioni che riguardano sostanzialmente la difficoltà di addormentamento e di mantenimento del sonno. Quindi lui si fa fatica ad addormentarsi, dice, e appunto si risveglia, dorme poco, eccetera, oltre ad altre cose che hanno a che fare in qualche modo con degli elementi di tensione, nervosismo, eccetera, eccetera. Viene fatto su questo quindi vengono utilizzati appunto questi item in particolare per un approfondimento, così come, adesso tenendo conto dei tempi non mi soffermo moltissimo, ma anche quelli della SCL90, ci sono alcuni item che sono diciamo di area, potremmo dire, più depressiva: mancanza di interesse, sentirsi giù di morale, e poi ancora una volta difficoltà ad addormentarsi, tensione, eccetera, eccetera. Questa cosa qui, su questo piano, lui un po' dice qualcosa in più, accetta un po' di più di stare dentro a questa situazione. Però, a conclusione del secondo incontro chiede di non prendere altri appuntamenti e di non tornare dalla collega. Lui avrà un recupero scolastico in quella fase, quindi quando noi ci vedremo, perché ci rivedremo a quel punto con i genitori, non si presenterà all'incontro che farò io e la collega con i genitori. Lui avrà recuperato scolasticamente, i genitori lo trovano molto più tranquillo, con un umore migliore, eccetera. Io faccio presente anche in quella situazione che però c'erano degli elementi che forse valeva la pena di poter provare a proseguire, ma la posizione familiare in quel momento è grazie, siamo a posto così, sostanzialmente. Ho provato a fare un'ipotesi diciamo che esplicita un po' il funzionamento, no? Quindi
in qualche modo mi sembra che l'aspetto che io troverei più significativo, che lo descrive, è questa questione un po', io ho scritto di rigonfiamento narcisistico, cioè di una difficoltà in un certo senso che si sviluppa o in senso depressivo da una parte o in senso invece di una iperattivazione dall'altra, di gestione di situazioni in qualche modo critiche, e ipotizzerei che l'uso di sostanze o l'uso di forme in qualche modo di controllo siano legate un po' come forme di autocura, diciamo, alla gestione di queste cose. La prima consultazione, quindi, e la sua famiglia si ferma qua, si presentano nuovamente per un appuntamento i due genitori, raccontando, quindi solo loro, raccontando che entra ed esce di casa, dicono loro, quindi è una situazione in cui sfugge fortemente il contatto con loro, quindi entra e esce di casa vuol dire che quando loro ci sono possibilmente lui non c'è, e invece se loro sono a casa non c'è, se loro non sono a casa, scusate, lui magari c'è. Hanno provato a vietargli di uscire, eccetera, è scappato, è tornato il giorno dopo. La mamma dice ha degli occhi così, cioè secondo me fa uso di qualche cosa, e lui stesso lo conferma dicendo che la marijuana gli fa bene. Ancora una volta c'è da parte loro, non sappiamo, non capiamo, ci aiuti. Qui, diciamo, sintetizzando, la posizione dei genitori è molto dispiaciuta e costruttiva da parte del papà, mentre la mamma è molto arrabbiata e molto anche autocolpevolizzante. Io chiedo perché non è venuto, e loro dicono abbiamo pensato di venire prima noi, quindi deduco che ci sia una disponibilità in qualche modo sua, loro dicono sì, penso che la cosa si possa fare, e quindi chiedo di vederlo. Lo vedo e le cose che vengono fuori nel colloquio con lui sono: ma pensavo di farcela un po' sempre, io sono andato sempre un po' così a scuola, invece quest'anno no, l'anno prossimo io cambio scuola e il problema è risolto. Sul tentativo di indagare ma cos'è successo, lui non dice molto, dice che sono problemi suoi, e l'atteggiamento è sempre un po' all'insegna del faccio da me. Conferma che lui ha fumato canne, accenna qualcosa anche su delle rotture in qualche modo di aria più sentimentale, amicale, su cui però non è possibile approfondire, ma dice che però ha smesso, che non ne fuma più, e peraltro ancora una volta un po' la posizione è del tipo, insomma, adesso che l'ho detto tutto, arrivederci, quando è che, insomma, c'è un amico che mi aspetta qua sotto, per favore, insomma, cerchiamo di far presto. Ecco, questo è un po' l'atteggiamento gentile, ma insomma, liquidatorio, diciamo così. Allora, io gli dico che probabilmente poteva essere interessante se ci vedessimo comunque anche con i suoi genitori, ecco, perché lui una cosa che riporta è ancora una volta una roba che del tipo non capiscono nulla, cioè i miei non sanno tutta una serie di cose, non voglio neanche che le sappiano, però comunque non capiscono nulla, e francamente è difficile convivere con loro perché siamo come due mondi sostanzialmente. Quindi io faccio un'ipotesi di dire va bene, vediamo se li possiamo far dialogare questi mondi un po' meglio sostanzialmente, e quindi gli dico guarda, di ai tuoi che mi chiamino, che vediamo di preparare un incontro insieme. Praticamente un'ora dopo i genitori mi chiamano, anche questo è un dato interessante per me, nel senso che lui l'ha fatto effettivamente, insomma, questo passaggio. Ok, e quindi
do loro un appuntamento a quel punto dopo le ferie con tutta la famiglia. Io nel messaggio telefonico alla mamma quando mi chiama dico vi vedrei volentieri tutti, quindi includo anche il fratello, ma lascio a loro la possibilità di, in realtà vengono appunto senza. Allora, la posizione iniziale di una posizione anche qui in prestito, un po' di chi sta sulle sue, insomma, diciamo poco disponibile, però con un ingaggio di aggressività reciproca madre-figlio molto significativa, cioè quindi c'è un ribattere, un battibeccare, un non perdonare cose magari appena dette in modo errato, eccetera, con una posizione del padre che prova a mediare, dove prova a mediare vuol dire, devo dire, non solo cercando di così, di calmare gli animi, ma anche provando, e questo sarà ancora di più negli incontri successivi, a dire anche cose critiche nei confronti della moglie rispetto ad atteggiamenti, a posizioni che lei ha. L'atteggiamento di nei confronti del padre è un atteggiamento molto più costruttivo, diciamo così, molto più rilassato, mi verrebbe da dire, nei limiti del possibile, già in questo primo incontro, e invece è decisamente respingente e aggressivo nei confronti della mamma. Lui, in questa conversazione, che comunque riusciamo ad ingaggiare in qualche modo, dice anche ai genitori che lui le canne non le fuma più e che loro neanche si sono accorti di questo, e che appunto non sopporta di stare in casa con loro, eccetera eccetera. La mia sensazione da questa prima, diciamo, da questa seduta, 5 minuti, ok, la mia sensazione in questa seduta è di avere una di avere dei movimenti apprenditivi, per usare un termine che uso frequentemente, cioè io, a me sembra di capire qualcosa di più sul loro funzionamento e mi pare che anche loro, soprattutto il padre, ma per certi aspetti anche minimamente la madre, mi sembra che, e anche lo stesso, stiano un po' più dentro un movimento, diciamo, di comprensione di quello che a me interessa, cioè che parte c'è da parte di ognuno di loro in questa roba che sta succedendo. E quindi dico, mi pare che dovremmo continuare a fare così, cioè mi pare che potremmo rivederci un'altra volta. Quindi rivedo tutta la famiglia con questa volta. Questa situazione è una situazione nella quale c'è un'aggressività materna molto accentuata, con un carico anche di emotività molto forte, la madre ha dei momenti di pianto in cui i figli oscillano fra usare il cellulare, scherzare in modo un po' così, insomma, anche un po' imbarazzato, diciamo, rispetto a questi comportamenti della mamma, e un po' rispondere a volte un po' per le rime. La sensazione che io ho e che provo a esplicitare a loro è che ho idea che quello lì sembrerebbe essere un posto dove forse loro stanno cominciando a pensare che alcune questioni si possano un po' provare a dire sul serio, e che non dico che sia la prima volta, ma che insomma forse è una cosa che non gli riesce tanto facilmente quando sono a casa, a tavola, eccetera. Il padre apprezza molto questa cosa, quasi come se dicesse ah, finalmente, deve aver usato un'espressione anche del genere. E quindi, per esempio, rispetto a me, ovviamente, come avete credo già intuito, c'è una posizione anche che io sento di vicinanza e di utilizzo positivo della figura del padre, rispetto alla quale devo però fare attenzione,
perché ovviamente è anche rischiosa da altri punti di vista. L'ultima seduta per oggi è una seduta nella quale ancora una volta non partecipa, e gli aspetti salienti sono che utilizza molto di più quella sede per discutere con di atteggiamenti che sono, direi, improntati a due aspetti. Da un lato non fiducia, cioè voi non credete in me anche nelle cose, adesso sintetizzo ovviamente molto, anche nelle cose positive che io faccio, non vedete nulla di buono in me, non faccio mai abbastanza sostanzialmente, mentre la posizione materna è a volte, io qui ho ricordato solo questa espressione, siete delle belve, ma per darvi un'idea della forza anche con cui questa donna parla di entrambi i figli, uno dei quali appunto non presenti. Ovviamente ci diamo un altro appuntamento, io ribadisco l'interesse alla partecipazione di e dico anche che non, sottolineo il fatto che la volta scorsa lui abbia poi interloquito poco non significa che non abbia un ruolo importante, insomma valorizzo questo tipo di aspetto. Allora, quello che mi sembra interessante qui è che c'è uno spazio di negoziazione condiviso, nel quale appunto forse si può ragionare per la prima volta su alcune regole affettive, diciamo così, che vigono all'interno della casa e che altrove non sono facilmente trattabili, non pone più grandi difficoltà, cioè sembrava quasi incuriosito dall'idea che potessimo rivederci. Sono, diciamo, in questo momento abbastanza interessato, e quindi la fase in cui siamo appunto è questa, e mi piacerebbe molto ragionare con voi sulle ipotesi di sviluppo di questo processo, che quindi è appunto fortemente in divenire, perché al di là e mantenendo quello che in questo momento mi sembra un assetto utile, il tema per me è anche, come dire, come si possano eventualmente anche toccare alcune questioni più individuali che in questo momento io vedo fondamentalmente a carico della mamma e a carico di quello stesso, che comunque sono presenti. L'obiettivo per me è una mobilizzazione delle possibilità apprenditive sulle proprie parti nelle relazioni reciproche. Questo è lo scopo, quindi mi interessa che ogni persona, diciamo, metta in campo, e i miei interventi e quello che io provo a fare è in questa direzione. È chiaro che qui, finisco, ci sono degli elementi di rigidità anche di alcuni sistemi individuali, quindi mi domando appunto quali sono i modi per poter procedere in questo e a pensare ad assetti di cura che possano seguire l'evolversi di queste disponibilità e di queste rigidità individuali. Tutti c'entrano qualcosa a loro modo, e riprendo una frase che diceva Anna Maria Sorrentino prima, fermo restando che noi possiamo invitare le persone a venire, io sono dell'idea che chi ci sta deve partecipare, e che casomai è un problema del come, ma non è un problema del se, e quindi il fatto che queste persone sembrano aver acquisito un qualche interesse a questa cosa è testimonianza che non si possono lasciare in nessun modo fuori dalla porta. Ecco, il problema è eventualmente come. E la frase, diciamo, per me la consultazione in qualche modo si conclude o quando le cose si risolvono, a volte raramente succede anche già nella consultazione, o con l'abbandono, succede anche questo, ovviamente, oppure in un certo senso quando si individua un assetto, pur provvisoriamente possibile, ma un po' più stabile del condurre l'intervento. E questo è quindi il momento in cui siamo, in cui sembra che siamo sulla soglia di questa fase conclusiva. Grazie, quindi ovviamente mi interessa ragionarci con voi.
penso di essere stata incoraggiata a cominciare per prima, perché è molto vicino questo approccio a quello che noi pratichiamo, anche se presenta alcune differenze che mi fanno anticipare qualcosa che dirò oggi pomeriggio, e cioè che la parola consultazione ha due significati diversi. Cioè il lavoro che il dottor Vani ci ha presentato verrebbe chiamato nella nostra prassi colloqui preliminari, perché sono i primi contatti, e da questo punto di vista i primi contatti hanno una pacatezza e una non restituzione di ipotesi di lavoro che invece noi mettiamo nella consultazione, perché la consultazione è la fase terapeutica iniziale, che non è quella della raccolta dei primi contatti, dove si raccolgono la domanda, l'organizzazione familiare, le informazioni, no? Quindi questa differenza dal mio punto di vista è significativa. Nonostante ciò, la dimensione così non intrusiva, che non propone molti contenuti da parte del terapeuta, è comunque diversa dalla nostra. La nostra, sia nella conduzione dei colloqui preliminari, che poi, come vedrete, nella terapia, è molto più propositiva. Questa è una prima differenza che io trovo. Entrando più specificatamente nel caso, una delle cose che mi hanno colpito positivamente è l'uso della CBCL, per esempio, per stimolare una conversazione. Spessissimo un adolescente non richiedente sta lì, mi guarda e sono io che devo fare la seduta. E allora a offrirgli delle occasioni, anche noi offriamo delle occasioni, che possono essere quello di un lavoro su come lui si sente, su quali sono i momenti difficili, che ricordi ha, eccetera, ma possono essere anche appunto delle attivazioni, come questo della CBCL, mi sembra una cosa molto positiva, e anche che apre uno spazio interlocutorio. Una sequenza di questo genere, colloqui a tre e poi uno spazio individuale, è un modello molto prossimale al nostro. Magari gli spazi a tre sono due o tre e poi si apre un versante individuale di approfondimento sia con lui che con i suoi genitori. Perché questa dimensione con cui si presentano noi non ci capiamo niente, ci capisca lei, mi fa riflettere su alcune cose che noi diciamo sempre agli allievi. La parola noi non esiste. Esiste un padre che capisce quel che capisce e fa quel che può, e una madre pure, che è un'altra cosa, come voi avete poi visto nel proseguire delle slide. La parola i genitori viene, diciamo, molto penalizzata presso gli allievi. Se qualcuno osa dire noi genitori, ha uno scapaccione, perché non ci sono i genitori. C'è una soggettività che interferisce e con cui i figli entrano potentemente in dialogo. Questo mi sembra una premessa interessante, perché qui il problema è lo scontro madre-ragazzo. Per il padre il processo del ragazzo, che peraltro sembra ancora molto contenuto dal punto di vista del disagio, nell'espressione del disagio, anche nella testa del padre c'è probabilmente questa teoria del malessere. Mia moglie non lo sa prendere. No. Il concetto poi se sua moglie sappia prendere lui o lui sappia prendere sua moglie è oscuro. Però loro si presentano come i genitori sotto un cartello che non esiste, e non si dichiarano in prima battuta. Questo è una delle caratteristiche che appunto in una conduzione, come faremmo noi, più attiva,
verrebbe indagato, ma lei cosa pensa, ma come non la vedrete uguale, qual è la vostra visione, eccetera, in presenza del ragazzo. Quindi portando, come posso dire, una tempistica più rapida nella fase di consultazione. La cosa che ancora è interessante è che per la madre i figli, anche quelli non esistono come coppia, ma però hanno una fase di difficile tolleranza. E questo fa pensare che l'alleanza tra i ragazzi sia buona, tutto sommato tacita, ma anche se si litigano tacita, ma buona, di una visione simile delle cose, e ci mette in luce la probabilità che la madre stia attraversando un momento difficile. Il lavoro anamnestico è sempre stato così, sono stati pesanti per lei anche quando erano piccoli, chi vi ha aiutato, come è andata, hanno un intervallo di età molto ragionevole, circa 3 anni, 2 anni e mezzo, circa 3, che fa pensare che l'ipercarico, non è che una povera donna si trovi incinta con un bambino di 3 mesi, e quindi che deve aver avuto degli spazi fisiologici. Le fasi iniziali dovrebbero essere andate lisce, e questo è molto probabile vedendo come funziona il ragazzo, no? Ma poi ci devono essere stati degli sbinamenti o delle delusioni, cioè uno slivellamento che andrei a domandare fino a che punto lui era il suo figlio grande, le piaceva tanto e adesso non le piace più, e come è difficile essere un adolescente quando in qualche modo stai dentro la cornicetta 25x33 che ha fatto la tua mamma, magari a te un piede non ti sta lì dentro, no? Questo bambino arriva a 15 anni che va all'oratorio, quante mamme che vorrebbero che il loro figlio andasse all'oratorio se la devono mettere via molto prima in questa notizia, no? E poi fa il basket, insomma fa tutto quello che deve fare. E quando rompe un pochino gli schemi della cornicetta, fa un po' più fatica, la sua mamma fa fatica da insmanie. Ecco, questo può essere un tema personale della signora che poi andremo a vedere, che noi andremmo a vedere velocemente come una fase di indagine sulle sue modalità di concepire la crescita dei figli, lo svincolo, eccetera, che spesse volte queste crisi sono proprio tentativi di spaccare la cornicetta, no? E dentro cui si fa fatica a stare. Io trovo quindi che c'è una somiglianza nelle procedure, ma dal nostro punto di vista una tempistica più lenta di come noi siamo abituati a condurre. Bene, adesso Sandra. Allora, io l'ho trovato molto, molto interessante, soprattutto sono d'accordo con Anna Maria su questo taglio così rispettoso e quasi musicale, che sa dare tempo alla famiglia di cambiare negli anni. È come se la sua posizione è attendere rispettosamente che le cose accadano. Sì, anche un cognitivista avrebbe messo le mani in pasta, qui in pasta forse in un modo diverso, però io penso che su questo assetto c'è da imparare, ecco, questo lo voglio dire come premessa. Il bambino è un bambino che sostanzialmente sta benino, sono d'accordo, mi sembra un poco solo, in questa famiglia tutti sono un po' soli e nessuno si sente competente. Però credo anche che ha un padre che dimostra competenza a stargli vicino, mentre la madre non ha la competenza a stargli vicino, ma gli rompe continuamente le scatole. Quindi io forse il ragazzino l'avrei un po' lasciato in pace. Cioè, è vero che in questo modo negli anni ha trovato una casa in cui parlare, però è anche vero che lui ha molte risorse, è una grande resilienza a cui si attingere, in fondo sta abbastanza bene, ha paura di essere bocciato, smette le canne, che è già una roba che è un ragazzino pieno di risorse. Qui io vedo
che c'è una madre criticista, cioè una mamma che ha una sua idea e una sua aspettativa, non solo su un figlio, perché adesso arriverà subito dopo il prossimo, ma se tutti i tuoi figli, se fossero femmine, avremmo là dentro un'anoressica. Se fosse nato in questa famiglia una ragazzina ansiosa, potrei aspettarmi un esordio di disturbo alimentare, perché queste madri criticiste segnano abbastanza il destino di qualche nostra ragazza. Che aspettative ha? Dove hanno deluso? Ecco. E qui infatti è una domanda sul tempo, perché avresti potuto individuare il criticismo materno che in fondo si era visto prima? Avremmo potuto noi coinvolgere la mamma prima nel 2015 e far sì che poi lui gli risparmiavamo, adesso così tutta la malmostosità dei 17 anni e questo tema di infelicità che si è portato dietro. Questa è l'unica domanda proprio sull'intervento. Probabilmente quello che io avrei fatto, che sono molto più attiva e quindi anche con le cose buone e le cose non buone dell'essere più attivi, è che avrei provato a coinvolgere la mamma su prima, avrei provato a vedere e di approfondire come funzionava, e qui anche mi discosto da lei che ha sempre più l'idea della famiglia, per vedere se un intervento su di lei, proprio sull'aspetto delle aspettative del criticismo verso il figlio, poteva aiutarla a vedere maggiormente il punto di vista dei figli. Lei dice siete delle belve, ora se ci sono due ragazzini che non mi sembrano due belve, sono loro, quindi è come se lei non potesse vedere altro, e in questo è una mamma che non sta tanto bene, che la delusione che queste belve danno ha un'idea molto mitizzata di come un vero figlio dovrebbe essere, e lei non regge l'autonomizzazione. Infatti sarebbe interessante capire quando è che nascono i problemi. È stata una mamma che li spingeva da subito, e quindi è sempre stata un po', lei voleva essere brava a scuola, non c'è mai riuscita perché non ha studiato quanto voleva, li spingeva da subito, oppure a un certo punto avviene perché molte volte la rottura avviene nell'adolescenza, come dice Anna Maria, quindi potrebbe essere che l'adolescenza è dove l'idea anche di dipendenza del figlio da te, che rimane immagine a cui mi devo adeguare, il figlio non la vuole più avere, si allontana e tu non reggi più l'allontanamento. Quindi questa madre criticista, ha lei un problema di tipo perfezionistico, oppure è lei una che non regge la separazione? Quindi è dominante l'aspetto di aspettativa esagerata, quindi una madre criticista che fa il perfezionismo, o è dominante l'aspetto suo di solitudine? Perché probabilmente un aggancio sulla tristezza di lei potrebbe aiutarmi a coinvolgerla in terapia in modo più attivo, perché in fondo i figli sono delle belve, il marito appoggia i figli, in una famiglia in cui tutti sono incompetenti lei è un po' da sola, e quindi siccome lei è fragile, forse facendole vedere il suo isolamento si potrebbe ingaggiare in terapia. Ecco, questa è la mia unica osservazione. Però ho trovato molto, a me mi è piaciuta questa cosa del vedere nel tempo l'evolversi. Ecco, su questo vorrei fare una piccolissima aggiunta, cioè la signora si presenta la prima volta come autocritica, si colpevolizza, no? Allora, e la seconda volta è slatentizzata questa la delusione cosa. È avvenuta. E questo nel tempo è molto suggestivo, cioè e secondo me il cambiamento in lei sta nel fatto che sente che la mediazione del marito la interpreta come una funzione istigante contro i figli, anziché essere lui che li regola, me li lascia regolare a me, io faccio la strega di Biancaneve. E questo un po' accade. Effettivamente una funzione di mediazione qualche volta ha un effetto istigatorio, no? Quello là sta fuori quando gli pare e suo padre non dice ascolta bene, non è un albergo. Qualche volta la sua moglie avrebbe avuto miele sulle proprie ferite se lui avesse preso una posizione di normazione, no? Allora, questo io sono colpita dal fatto che nei 2 anni la signora peggiora, perché prima accenna
ha un dubbio su di sé, che avrebbe, sono d'accordo con Sandra, consentito l'accesso. Signora, vedo che qui quella che sta peggio è lei. Sì, sta triste. E a provare a vedere, perché questo è sicuramente abbastanza un'ipotesi possibile, insomma. Sì. Vado. In assenza del CER che è distratto, prendiamo la parola. Sto toccando su Facebook questo evento. Ok. Allora. Siete in anticipo, come al solito, sui tempi, quindi la mia funzione in questo momento non è necessaria. Prego. È utile. Giusto. Cioè, democratico, insomma. Allora, bene. Sì, no, molto interessante. Dunque, prima questione, consultazione, primo contatto. Perché al di là delle parole, effettivamente, ecco, no, al di là delle parole, diciamo, per me la parola consultazione introduce l'idea che non c'è solo un cerco di capire io per poi progettare o coprogettare, eccetera, ma c'è già un'idea di intervento. E purtroppo anche io, infatti, non faccio mai i colloqui preliminari perché i miei colleghi dicono, ascolta... Hai già fatto. Io non è preliminare, perché io non ci resisto a non fare le domande. Ecco. Esatto. Infatti li fa Matteo, che è più, diciamo, ponderato di me, quindi... Ecco, no, ma io credo, ovviamente... Vabbè, insomma, ci possono essere situazioni nelle quali si possono fare cose molto diverse, però il mio stile, diciamo, in quel caso è abbastanza propositivo. Esattamente, quindi anche nel tentativo di toccare per esempio da subito delle questioni a volte di significato. Così chiaramente, ma con una certa determinazione. Esatto, no, quindi assolutamente sì. Quello su cui c'è una posizione certamente più, che io sento, tecnicamente motivata, diciamo, e più rispettosa, non so, è il fatto, lo dico perché ne abbiamo parlato con Stefano Cirillo, che su questo punto aveva un rilievo interessante da fare, per esempio la scelta di che le persone decidono loro chi presentarsi, certo, in prima istanza, sì. In prima istanza, al primo momento di contatto. Per esempio, per me è un dato molto interessante. Io su questo tendo a muovermi in questo modo, naturalmente nei limiti in cui è possibile dal punto di vista formale, eccetera. Nella telefonata noi invece proponiamo un formato. Esatto, mentre io preferisco che sia lì, che sia sulla scena dell'incontro reale, no? Che si parte e che si definisce allora in che direzione eventualmente si può andare. Questo lo trovo più... ricco, diciamo, piuttosto che fare un'operazione telefonica che ovviamente è necessariamente limitata, per esempio perdi tante cose del non verbale, della corporeità, eccetera. Cioè, poi telefona necessariamente uno, ma gli altri, no? Quindi c'è una necessariamente l'esigenza di utilizzare un mediatore, eccetera. È una questione tecnica che però appunto ha un significato, e su questo effettivamente c'è una posizione inizialmente molto rispettosa di chi, ecco, mentre poi, come avete visto, ci sono proposte di inclusione, esclusione, eccetera, eccetera. Quindi, poi la questione del noi non esiste è molto bella, me la rigiocherò, sono d'accordo in un certo senso. Ovviamente, ma credo che siamo d'accordo anche su questo, la rappresentazione che una persona ha degli altri può essere una rappresentazione di un noi, e quindi la madre ha una rappresentazione dei figli come un loro, sì. Okay? Il ragazzo può avere ma una rappresentazione... Ma non ha una rappresentazione di un noi, con esatto. Suo marito. Ecco, per cui condivido questo aspetto, che effettivamente non esiste una testa del noi, no? Ecco. Tant'è che il sistema vivente è l'essere umano, non è la famiglia, che appunto non ha una testa, diciamo, ma però è ugualmente un sistema. La questione per me è in qualche modo qual è il contesto migliore per toccare questo livello. E la logica che io seguo è certamente quella di mettere le questioni sempre in termini di reciprocità, cioè chiedo di declinare, quindi ho chiesto anche alla mamma per alcune cose,
su come lei sentiva alcune situazioni o al padre, eccetera, e poi normalmente chiedo in qualche modo come l'altro, cerco di vedere, diciamo, guardando la sequenza anche proprio degli interventi che vengono fatti, che possono essere letti come risposta all'intervento precedente, anche se non è questa la mia domanda, come modo di stare in quel tipo di situazione, perché mi sembra che c'è sempre una parte di tutti, cioè c'è sempre una parte, cioè se la mamma è così, però c'è qualcuno che è in un altro modo e che quindi, diciamo, la logica della circolarità, no, mi sembra, della reciprocità, mi sembra importante tenere presente, anche perché in un contesto, diciamo, familiare, altrimenti si finisce per fare una terapia individuale in pubblico che non funziona, ecco, no? Che non ha senso, non è l'assetto giusto per farlo. Sulla questione del perché la madre è così incazzata, usiamo questa espressione, ovviamente mi sono interrogato, ho provato anche a fare qualche esplorazione, ma secondo me in quel contesto lì era molto difficile andare più avanti, perché lei non aveva nessuna voglia di raccontare come era prima, aveva voglia di esprimere la sua incavolatura, il fatto che non andavano le cose, e quindi appunto mi pare interessante l'idea che ho in mente anch'io, che sia necessario un luogo diverso per fare questo approfondimento, perché lei credo che lo senta come una cosa di fragilità dire ma io sì, ho pensato questo, poi sono stata delusa in quel momento, eccetera. Cioè, su quel piano lei non ci sta in quel contesto, ci potrebbe però stare. Per esempio col coniuge in una prima battuta e anche da sola, come più, accompagnamento. Forse no? Un po' col coniuge, però, certamente, certo. Io penso forse un po' più da sola. Ecco. Sì, no, forse siccome è piuttosto difesa, noi usiamo a volte la convocazione di coppia per aprire a una relazione più di fiducia che poi consenta l'accesso individuale, perché magari a chiamarla da sola è un po' un impatto che vive come giudicante. Sì, io quello che sto immaginando di fare, per esempio, è di incorniciare comunque all'interno della consultazione l'idea che si possa parlare singolarmente, certo, con alcuni di loro. No? Tutti e tre, e quindi di dire, adesso magari vediamoci una volta individualmente. Ecco. Così come è da contemplare, ragionando, non l'ho detto nel commento dell'intervento precedente, ma ragionando come sistema clinico, non è detto che questa parte non possa farla anche qualcun altro, se è utile. Ecco, no? Cioè, potrebbe benissimo essere che allora questo approfondimento lo possa fare con un'altra persona che viene inclusa in una, chiaramente in una comunicazione con me, che è quella, no? All'interno di questa cornice. È interessante questa questione di lasciare in pace, perché è un'ipotesi, anche secondo me, potrebbe starci, e forse da vedere in che momento farlo, perché mi sembrava che comunque il fatto che lui abbia avuto l'occasione di dire alcune cose abbia avuto un suo perché, diciamo. Però condivido il fatto che poi non è detto che sia una persona che richieda, diciamo, che tipo... No, esatto. Esatto, no, infatti, penso anch'io. Però credo che dargli uno spazio in questo contesto sia stato utile, e quindi è da vedere in questo momento, casomai. Ecco, ho detto prima che ho presentato un caso che segna anche delle differenze un po' nel mio modo di lavorare, da 2 anni e mezzo fa da adesso, perché effettivamente anch'io mi sono domandato, ma forse 2 anni e mezzo fa si poteva fare qualcosa di più con la famiglia? Qui è sempre molto difficile dire, no? Perché da una parte loro hanno portato il pacchetto figlio, diciamo così, ed è quello che volevano, e quindi in un certo senso uno potrebbe dire, beh, vabbè, era questo che volevano, lui è stato meglio, il sintomo si è rientrato, tutto a posto. Dall'altra però indubbiamente si potrebbe sempre pensare, ma se io fossi stato più deciso nel proporre allora qualcosa che li riguardasse, forse uno spazio maggiore ci potrebbe essere. Questo sì, probabilmente la anche parola vero. Deciso indica una leadership, ma anche una componente empatica, cogliere, certo, il disagio di questa signora che alla crescita dei figli sente di non trovare la misura, si sente sbagliata. Sì, no? Sì, sì. E quindi, diciamo, per lo più le cose vengono accettate
quando vengono presentate per quel che sono, come un'offerta, a pensarci un momento, non da soli, ecco.